Allora, recuperiamo qui alcuni dei concetti che in realtà io vi ho già detto nelle ore precedenti, ma che servono un po' a mettere insieme tutte le cose del nostro acquedotto. Anche qui vi ho già accennato al fatto che in realtà dalle nostre parti non si tratta di costruire un acquedotto ex novo, come nel caso della fognatura si tratterà di andare a modificare un acquedotto già esistente. Però qui stiamo adesso ragionando come se dovessimo mettere un acquedotto nuovo in una certa area. Allora, in questo caso avete il piano urbanistico. Il piano urbanistico che cosa assegna? Assegna le destinazioni d'uso del vostro sistema. Dice qua tante abitazioni, qua vanno industrie di questo tipo, qua vanno servizi di questo tipo qua. E già questo quindi va ad identificare quali sono gli utenti e dove si trovano gli utenti. Esattamente come la rete di acquedotto, di fognatura, la rete di acquedotto va posta quando è possibile lungo le strade. Dove? Sopra la rete di fognatura. Quanto sopra? Genericamente 1,20 m sopra. Dopo è evidente che ci sono alcuni punti in cui, per esempio, le caditoie delle fognature, prendendo l'acqua dalla superficie, staranno sopra l'acquedotto. Per il resto la rete di acquedotto funziona in pressione anche per questo, perché l'acqua tende ad uscire dai tubi e mai ad andare dentro. E da questo punto di vista funziona in sicurezza dal punto di vista, diciamo, medico. L'altra cosa che voi dovete stabilire è qual è la durata della fognatura. Beh, questa durata della fognatura mi ha detto da 40 anni. 30-40 anni. Avete il piano urbanistico vi dice quanta popolazione va in quell'area. Storicamente, in questa scienza e in molti passi, se voi guardate Wikipedia, vi dice che voi dovete prendere un'area e guardare in quell'area quanto cresce la popolazione durante la durata della vostra fognatura. E implementa di solito dei modelli fatti, dei modelli di popolazione, sicché c'è sempre qualche gruppo che mi viene con un modello di popolazione. Però dalle nostre parti non c'è un modello di popolazione che tenga. Il modello di popolazione che funziona è un modello che è legato, uno, all'impianto urbanistico che si dà all'area e poi eventualmente ad alcune altre variabili che sono l'immigrazione, le politiche che si fanno. Per cui i modelli fatevi pure i modelli che sono legati al tasso di natalità, ma il tasso di natalità in Italia direbbe che noi diminuiamo, quindi non dovremmo neanche farle le espansioni urbanistiche. Non dovremmo neanche consumarlo il suolo di più, allora voi che ci state a fare come ingegneri civili? E io adesso non dovrei neanche insegnarvi questa parte qua. Allora, i modelli di popolazione possono dare alcune indicazioni. Va bene che voi guardiate l'andamento nel tempo passato della popolazione in un certo posto, però ricordatevi che quello che decide quanta popolazione va in una certa area è l'impianto urbanistico e sociale che viene dato a quest'area nei prossimi 30-40 anni. Per cui alcune cose stanno scritte nel piano urbanistico, altre cose è molto difficile valutarle. Un'altra condizione normale che viene utilizzata è quella di stabilire a quel punto abbiamo, diciamo, due aree distinte, l'area residenziale in cui ho un tot di popolazione. Un modo semplice per assegnare il consumo idrico alla popolazione e dotare ciascuno di quella che si chiama dotazione idrica giornaliera. Cioè dire, per esempio, nella città di Trento la dotazione idrica giornaliera deve essere di 250 litri al secondo per abitante, giorno. Cioè ognuno di noi consuma 250 litri al giorno. Qualcuno di voi mi guarda con sospetto e dice: ma io non mi faccio proprio tutte queste docce qua. E
che dopo però vediamo che cosa significa la dotazione idrica. Difatti la dotazione idrica non è necessariamente l'acqua che noi consumiamo, ma è l'acqua che pro capite per abitante che viene consumata in un certo luogo, in funzione anche della natura di quel luogo. Se è una città grande, una città piccola, una città dove ci sono, c'è del commercio, ci sono altre cose. Quindi è un dato piuttosto aggregato di varie cose. Se noi dovessimo badare al consumo di acqua che noi facciamo, potremmo attestarci tra i 50 e i 100 litri probabilmente al giorno. Però per ognuno di noi che c'è qui c'è un'attività commerciale, per esempio, che lavora per noi, che consuma, che ne so, 10 volte tanto quello che noi consumiamo. Noi beviamo 3 litri di acqua al giorno, al fine del conto. E se ci facciamo la doccia consumeremo 30-40 litri di acqua. Se la facciamo con attenzione, 100 litri se la facciamo con un po' più lunga, capito? Quindi quelli lì sono immagini. Quindi dopo vediamo. E possiamo comunque associare una dotazione idrica alle persone in funzione di determinati elementi e poi già raccontare quante persone ci sono dentro, quante funzioni ci sono dentro e fare un po' di somme distribuite realmente e quindi sull'area andare a distribuire il consumo. E certo ci sono le tipologie abitative su cui va bene la dotazione, ci sono altre tipologie che vanno un po' meno bene, per esempio questa è tra virgolette una scuola, quindi ha un tipo di consumo particolare che va considerato, no? Che va considerato in maniera forfettaria, perché noi il nostro consumo di acqua qui non è che ci facciamo, magari sarebbe utile avere delle docce anche qua, però non ci facciamo la doccia qua, magari qualcuno viene su della salita, suda come un cane e poi ci impuzza tutti quanti, sarebbe bene che si facesse la doccia, ma non ci sono le docce, non c'è neanche il tempo, no? Quindi questo edificio è una scuola, un edificio pubblico, ha certi consumi che comunque sono stati tabulati in qualche modo e ci sono due modi anche qui per andarli a determinare e vedremo l'uno e anche l'altro modo. Ci sono servizi pubblici, tipo per esempio un tipico servizio pubblico che consuma tanta acqua è il lavaggio delle macchine. Il lavaggio delle macchine, cioè loro lavano il suo... E lì ci si consumano anche 200-300 litri di acqua per lavare la macchina. E quindi in un singolo luogo c'è un consumo concentrato di acqua dovuto a quella. Oppure un tipo particolare di industria, un lavaggio industriale, una lavanderia, per esempio, non a secco naturalmente. Poi altri servizi commerciali, turistici, attività industriali. Ciascuna di queste ha un suo consumo che può essere categorizzato. Di quanto consumiamo realmente ciascuno di noi, vi ho già detto, beviamo 3 litri di acqua al giorno, per cucinare consumeremo altri 3 litri a testa. In realtà forse anche 30 litri, quando dico per uso domestico, quindi nell'uso domestico io metto dentro anche la pulizia personale. E le industrie che sono collegate a ciascuna nostra persona sono 100 metri cubi all'anno. Il grosso del consumo di acqua al mondo è dovuto all'agricoltura, 500 a 2000 metri cubi per persona, a seconda del tipo di coltura, del tipo... Quindi, tra l'altro, il problema dell'acqua non è strettamente legato al consumo idrico potabile nelle città, ma al consumo dell'irrigazione e dell'agricoltura. Fatto questo quadro generale, come consumano le abitazioni private? Per esempio, l'uso domestico, qui è una tabella vecchia in cui si presume che naturalmente si presume che i ricchi si lavino di più dei poveri che abitano le case popolari, ma semplicemente che una casa una tipologia di abitazione più lussuosa abbia più bagni e comunque serva più persone, anche se spesso non è vero, quindi sia
un utilizzo più grande, però questi sono i valori, diciamo che questi sono i valori medi. Ed esistono tabelle di questo tipo che sono in qualche modo normante. Se poi per esempio uno di voi mi fa vuole costruire la rete di acquedotto dove viene un ospedale, un ospedale ha un tipo di consumi che in qualche modo è tabulato, come vedete va da 100 a 2000, quindi qui c'è una grande variabilità, ma potremmo prendere il valore intermedio, diciamo intorno ai 700-800 litri per letto. Quindi ho la mia sezione di ospedale, ho che ne so, piccolo ospedale, 25 letti, 25 per 1000, 25.000 litri, 25 metri cubi al giorno di consumo. Le scuole, le prigioni, le caserme, come vedete tutto è stato tabulato. Non serve che vi ricordiate questi numeri, non serve che vi ricordate che ci sono queste tipologie che voi le dovete utilizzare. Vi dicevo prima, lavaggio delle fognature, ci deve essere innaffiamento del verde pubblico. Innaffiamento, poi qui ci sono alcune cose che vanno prese con grano salis e dal progettista, anche considerate dal progettista, cioè questi consumi sì, vanno però discussi con, nel caso di citati per esempio di opere di luoghi pubblici, vanno discussi con i gestori di questi luoghi pubblici, con i progettisti di questi luoghi pubblici, che dicono qua serve, cioè questo fa bisogno. Perché per esempio prendiamo un esempio molto semplice, l'innaffiamento del verde pubblico. L'innaffiamento del verde pubblico può essere a carico dell'acquedotto, ma può essere anche che per esempio vengano fatti delle vasche di raccolta dell'acqua che poi vengono riutilizzate per il mantenimento del verde pubblico. Allora in questo caso il fabbisogno cambia. Dipende da come si è impostata tutta la politica del progetto nucleare. E così vale per molte di queste altre indicazioni. Qui i lavaggi auto e le lavanderie, come vedete, sono dati dei consumi, gli alberghi con ristorante, senza ristorante, i self-service e qui infine la dotazione. Cioè, per ognuna tipologia noi siamo in grado di calcolare dei consumi. Se dopo vogliamo adottare invece un approccio che ha a che fare con le singole persone, in particolare esistono tabelle di questo tipo che attribuiscono consumi differenziati a seconda del numero di abitanti dei luoghi. Di nuovo, non perché nelle piccoli paesi o nelle città ci si lavi di meno o si beva di meno che nelle grandi città, ma nelle grandi città la dotazione idrica comprende anche gli utilizzi del commercio, le opere industriali che attingono, i servizi che vengono offerti. Quindi per esempio tutti quei servizi come le scuole, che prima vi ho detto secondo me sarebbe meglio computarli in modo separato, nella dotazione vengono tutti inglobati in un unico numero, per cui là dove ci sono più servizi c'è un consumo più elevato, quindi una città con più di 1 milione di abitanti normalmente ha un consumo pro capite molto elevato perché ci sono un sacco di servizi. Queste sono statistiche peraltro abbastanza relativamente vecchie, di 30-40 anni, che adesso andrebbero anche riviste. Però questo è il ragionamento che c'è dietro a questi numeri che voi vedete. Una quota ragionevole è sui 200-250 litri al secondo per abitante. Questo, tanto per dire, è il consumo medio per abitante che c'è nella città di Trento. Anche se il piano di gestione delle acque vorrebbe portarlo a 150 litri al secondo per abitante, cioè quindi ridurlo attraverso forme di risparmio che vanno a colpire quelle parti di consumo del dettaglio che vi avevo visto prima qua, che consumano di più
ma magari hanno anche bisogno di acqua di meno qualità, perché non so, se noi usiamo l'acqua potabile per innaffiare i fiori, noi abbiamo fatto tutta un'opera di potabilizzazione dell'acqua che costa in infrastruttura e manutenzione, che poi invece utilizziamo, poi avremmo potuto usare anche l'acqua di fosso, per modo di dire. E quindi c'è tutta una serie di risparmi nella gestione di tutto questo sistema che andrebbe computata. E che un progettista della rete di acquedotto in qualche modo deve discutere con quelle persone che sono sul territorio e che hanno a che fare con i servizi e con le cose di cui si sta discutendo. Non può essere fatta molto in astratto, perché soluzioni tecniche diverse possono portare a consumi anche molto diversi. Se noi poi facciamo riferimento alla dotazione, possiamo anche distinguere la dotazione della popolazione che vive. Io sto sempre a casa mia, quindi non esco mai di casa, quindi tutta la mia dotazione è sulla città di Trento. Invece supponiamo lui abita a, non lo so dove abiti, ma supponiamo che abiti a Pergine. Non è vero? Da vedo della faccia, abiti a Pergine, quindi commuta, viene ogni giorno, va avanti e indietro, una parte della sua acqua la beve e la consuma a Pergine, una parte della sua acqua la consuma a Trento. Allora qui lì c'è un numero variabile che sono, cioè il numero di persone che sono residenti, il numero di persone fluttuanti, e ci sono due tipi di persone fluttuanti, quelle che fluttuano per mezza giornata e quelle che fluttuano per due giornate. Ma anche questi naturalmente sono ragionamenti che non è, come dire, è uguale a mc quadro, questa qua non è una legge fisica incontrovertibile, è un ragionamento di fatto con attenzione. Per esempio, questi sono valori tipici, per esempio per gli abitanti fluttuanti per l'intera giornata si dice da 60 a 150 litri al secondo, per gli abitanti fluttuanti di mezza giornata 40 litri al secondo. E direi che ci potremmo fermare qua.